fichissimo del baseball. Ora qui mi scriverete subito, ma lo fanno ancora a volte su manga. Ok, il punto non è questo, il punto non è che se lo ricorda chi ovviamente lo ha visto, il punto è il popolo, la gente, i ragazzi, i giovani di oggi, questo cartone, hanno idea di che cosa sia? E se non ne hanno idea, come mai? È un cartone della Tatsunoko, è un cartone molto carino in realtà a vedersi, ben 53 episodi trasmessi tra il 1977 e il 1988, da noi è arrivato nel 1985. Adesso invito chiunque non ha idea di che cosa sia in questo momento a guardare queste immagini e a scrivere qui sotto nei commenti, secondo voi, di che cosa tratta, quale sarà la trama. Vi do qualche secondo. State scrivendo? Ok, bravi, avete indovinato, parla di un ragazzo orfano che vorrebbe giocare a baseball, non gli è permesso e poi si scopre che è un campione e diventa un campione. Uè! Il cartone in realtà è molto carino, ha anche un bel character design, è divertente, è scorrevole da seguire, ripetitivo come questa tipologia di cartoni, semplicemente pesa il fatto che esistano dei cartoni animati sportivi sullo stesso sport e non solo, molto più importanti e molto più ricordati di lui. Se fosse stato ad esempio Tommy la stella dei Giants mi sarei soffermato sul fatto che ha un valore storico, in questo caso è, mi spiace dirlo, un cartone come un altro. E se non viene più tanto ricordato, il motivo è semplicemente questo. Purtroppo in questo caso, come in molti casi, entra in scena il fattore sigla. Perché la sigla del fichissimo del baseball dei Cavalieri del Re è una sigla fantastica, di quelle che ti entra in testa e chiunque ha vissuto quel cartone non se la può dimenticare e in automatico pensa che il cartone sia altrettanto straordinario. Un sacco di volte mi scrivete, però la sigla era bella, come fai a dire che... lo dico proprio perché non è la musica o la bellezza di una sigla a fare di un cartone importante.